ciao a tutti. Con questo tutorial darò il via ad una serie di lezioni che formeranno un corso completo dedicato ad After Effects. In ogni tutorial cercherò di affrontare un singolo aspetto per volta di After Effects e cercherò anche di farlo nel modo più sintetico possibile. Oggi cominciamo con la creazione di un progetto. La primissima cosa che dovete fare è lanciare il software. Fingiamo che non sia ancora lanciato. Fate il doppio clic sull'icona di After Effects e si apre l'interfaccia di After Effects. Ora, non preoccupatevi se l'interfaccia che compare sul vostro computer non è identica alla mia. Poi torneremo su come impostare e personalizzare le finestre dell'interfaccia. La cosa più importante da verificare adesso è che il semplice lancio di After Effects crea un progetto. Ve ne accorgete dal fatto che qua su in cima, nella parte alta della finestra di After Effects, c'è scritto Untitled Project, cioè il solo fatto di lanciare After Effects crea un progetto automaticamente e non viene assolutamente chiesto all'utente nessuna impostazione da dare al progetto. Il progetto è semplicemente un contenitore aperto al cui interno bisognerà specificare di volta in volta i settings delle composizioni, ma su questo aspetto torneremo più tardi. Ora, il progetto esiste, è stato creato, ma non è ancora stato salvato. Quindi la primissima operazione da fare è salvare il progetto. E questo lo si fa andando nel menu File, alla voce Save As, e qui Save As. L'unica cosa che dobbiamo fare è dargli un nome, e per oggi lo nominiamo lezione 1, la prima lezione. E lo potete salvare in qualsiasi posto del computer. Io vi consiglio di salvarlo all'interno di una cartella che contiene un po' tutti i vostri progetti. Io ho preparato per esempio una cartella per i progetti del nostro corso e ogni progetto, e questo è un consiglio che vi do ulteriore, salvatelo in una cartella dedicata a solo quel progetto. Quindi all'interno della cartella progetti con Software Effects io creerò una cartella chiamata lezione 1 e qui salverò il progetto. Ecco, questa è l'unica operazione da fare. Non c'è nessun settings da preimpostare durante il salvataggio del progetto. Volendo ben guardare, esistono dei settings di un progetto e li trovate nel menu File, Project Settings, ma è bene non toccarli se non si sa quello che si fa. Forse la cosa più importante è quello che succede qui nel Working Space, cioè stabilire uno spazio colore del progetto, ma se non si sa cosa si sta facendo è meglio non farlo. Per cui noi non cambieremo alcuna di queste impostazioni. Aggiungo alcune considerazioni. Ora, se voi create un progetto con una versione di After Effects, lo potete aprire con quella versione e con quelle più nuove. Ma lo stesso progetto non può essere aperto con vecchie versioni di After Effects. Le cose ultimamente stanno cambiando. Con la versione CC 2015 è possibile aprire il progetto anche con la 2014 direttamente. Un'altra cosa che si può fare volendo è salvare una copia del progetto in un formato della versione precedente. Per esempio, questo After Effects è la versione 13, è possibile salvare una copia nella versione 12, ma non si può salvare una copia più antica della versione 12. Okay? La 11 non può essere salvata, per cui attenzione a questo aspetto. Nel caso un progetto fosse già aperto e se ne voglia creare un altro, allora l'operazione da fare è andare nel menu File e scegliere New Project. Però attenzione, se io creo un nuovo progetto, dopo che ce n'è già uno aperto, devo salvare quello precedente che verrà automaticamente chiuso. Quello che voglio farvi capire è che non si possono tenere aperti più di un progetto alla volta in After Effects. Per cui ne posso creare un altro, ma il precedente viene automaticamente chiuso. Dunque, se volessi salvare anche questo secondo progetto, dovrei andare sempre nel menu Save As e decidere dove salvarlo, ma in questo caso non lo salviamo. C'è un altro modo di aprire un progetto, cioè è quello di cliccare due volte sull'icona del progetto,
mi si apre automaticamente in After Effects, eccolo qua. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la semplice operazione della creazione di un progetto. Nel prossimo tutorial vedremo un po' più in dettaglio l'interfaccia di After Effects. Quindi, ciao a tutti, alla prossima!